sono cominciati i lavori del nuovo reparto di terapia intensiva del Policlinico di Bari. È ovviamente un intervento che utilizza dei padiglioni della Fiera del Levante poco utilizzati e che ci daranno la possibilità in 45 giorni da contratto di avere a disposizione 160 posti di terapia intensiva. Questo intervento non serve all'emergenza in senso tecnico, perché attualmente il tasso di riempimento delle nostre terapie intensive ci consente di sopportare il carico in modo adeguato ed in sicurezza, ma serve a trasformare il più velocemente possibile il Policlinico di Bari e gli altri grandi ospedali della Puglia nuovamente in strutture per la cura delle altre malattie, per altri interventi chirurgici, per altre situazioni diverse dal Covid, che altrimenti rimarrebbero impegnati nel dispositivo Covid. E non c'è altra maniera che concentrare in un'unica grande struttura tutti coloro che per ragione del Covid hanno bisogno di terapie intensive, in modo da risparmiare al massimo il numero degli anestesisti, degli infermieri, degli operatori sanitari specializzati, che potranno su una superficie orizzontale come questa sorvegliare e seguire i pazienti molto meglio e con maggiore attenzione. Questo è un ospedale che ha tutto, dalle TAC a sale chirurgiche, e quindi è una struttura sicuramente temporanea, ma certamente che verrà utilizzata, credo, per molto tempo, perché l'emergenza Covid non verrà superata così brevemente come forse ci eravamo illusi tutti di poter fare.